Salve a tutti, ragazzi, io sono Matt e vi do il benvenuto in questo nuovissimo video qui sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di player review per andare a vedere la carta di Keita Balde in versione Foot Fantasy. Mi raccomando, come sempre, questa serie in collaborazione con i ragazzi di Maastricht. Trovate il link in descrizione sia al loro canale Twitch che al loro Instagram. Di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Noi nel frattempo ci dirigiamo a vedere il giudizio sul giocatore di quest'oggi. Let's go! Partiamo dal costo che si aggira attorno al momento sui 90.000 crediti su Play, 83-80 su PC e Xbox, per un giocatore con 4 stelle skill, 4 stelle di piede debole, alto normale di work rate, body type invece average con 1,81 di altezza e 77 kg. Per quanto riguarda invece libri d'abilità, abbiamo una discreta nazionalità, abbiamo un link in particolare in Serie A, per esempio il doppio link con Koulibaly, e un link magari a Mané per ibridare la Serie A alla Premier League potrebbe essere una soluzione abbastanza interessante. Comunque, attraverso la Serie A riuscite a ibridarlo abbastanza semplicemente, anche se la squadra di appartenenza non vi dà un grande aiuto per attraverso appunto i doppi link. Per quanto riguarda il canestro più consigliato, opterei per un classico predatore, al massimo per un motore per andare a aumentare velocità, dribbling e passaggio, predatore per aumentare tiro e passaggio, motore per utilizzarlo in posizione esterna, predatore nel caso di un utilizzo in posizione centrale. Per quanto riguarda invece le caratteristiche di questo Keita Balde, che tipologia di giocatore è? Come si può notare tranquillamente dalle statistiche, un giocatore che va utilizzato come seconda punta. Abbiamo un'ottima combo 4-4, assolutamente sì, lo rende abbastanza imprevedibile. Abbiamo un'ottima velocità, diciamo che la forza fisica e il body type si sentono specialmente sul lungo, ha un ottimo sprint boost nei primi metri, poi comincia a calare come tanti giocatori che hanno queste caratteristiche, soprattutto per quanto riguarda la forza fisica e il body type. Mentre abbiamo, secondo me, un ottimo controllo palla, mi ha sorpreso anche da quel punto di vista, oltre ad un'altra chicca che vedremo dopo, per quanto riguarda l'agilità, l'equilibrio e comunque l'avere il pallone attaccato al piede, veramente molto interessante da quel punto di vista, soprattutto se non consideriamo la rapidità nello stretto, dal momento che da quel punto di vista Keita Balde ha sofferto tantissimo. Non è quel giocatore che appunto per via della bassa reattività e della forza fisica si gira in un fazzoletto di campo con una rapidità assurda. Naturalmente comunque lo fa con abbastanza precisione. E soprattutto, ecco l'altra chicca, mi ha sorpreso la finalizzazione di questo Keita Balde. Ottima potenza di tiro, ottima finalizzazione e ottimo posizionamento offensivo, unito tutto ad un'ottima freddezza. Col sinistro qualche golletto l'ha sbagliato, ma naturalmente rispecchia il 4 di piede debole. Con queste caratteristiche non mi aspettavo un giocatore che segnasse sia di destro che di sinistro senza problemi. Oltre al fatto che possa tranquillamente segnare anche con i colpi di testa, dal momento che ha superato difensori ben più forti fisicamente di lui, grazie a quel 95 di elevazione, 93 di colpo di testa, riesce comunque ad indirizzarla benissimo verso la porta, e quindi avete un'altra soluzione nonostante magari abbiate un giocatore che dal punto di vista della struttura fisica non sia proprio portato. Non è il tipico giocatore magari alla Giroud che andate a piazzare là davanti e sapete che dovete giocare con i colpi di testa. Questo Keita Balde vi offre anche questa soluzione con diverse caratteristiche. I passaggi comunque sono buoni, nulla di eccezionale. Non andrei a tirare a giro con questo Keita Balde, dal momento che l'effetto non è nulla di che. I passaggi sono buoni per fare le sponde, il cross interessante per utilizzarlo anche in posizione esterna. Ho visto parecchie volte, utilizzando come seconda punta, che si allargava, e ho provato comunque a crossare e devo dire che non è così male. Quindi secondo me comunque anche il trequartista oppure l'esterno puro potrebbe tranquillamente farlo. Non cercare di skillare più di tanto, dal momento che prenderei palla, la proteggerei e poi partirei dritto in velocità per saltare. Soprattutto se consideriamo che i terzini non sono giocatori con un'elevata forza fisica. Questo Keita Balde
si mette davanti, gli molla una spallata e poi può partire tranquillamente in velocità. La stamina, secondo me, è una delle cose che ha dato più problemi dopo la mobilità nello stretto, e, dato che non vi permette di giocare tranquillamente tutti i 90 minuti. E per quanto riguarda invece il work rate e la combo, come detto prima, 4-4, siamo tranquillamente a cavallo, dal momento che comunque sono abbastanza favorevoli per un attaccante. Per quanto riguarda invece il giudizio su questo Keita Balde, come voto partiamo già, gli do un 8,5, quindi un pienamente consigliato, tranquillamente. Mi ha stupito dal punto di vista della finalizzazione, nonostante comunque abbiamo un giocatore ha delle buone stats, ma per come ha finalizzato non mi è dispiaciuto. Come detto prima, se siete player a cui piace giocare particolarmente in rapidità con la rapidità nello stretto, questo Keita Balde non è l'attaccante che fa per voi. Ma se giocate con un attacco a due e magari avete una Serie A non particolarmente costosa, dal momento che comunque secondo me è il miglior attaccante sotto i 100.000 crediti, salendo un po' con il budget sicuramente troviamo altri giocatori con ottime caratteristiche anche per fare la prima punta. Questo Keita Balde sarebbe abbastanza adattato a fare la prima punta. Però, come detto prima, secondo me può essere un'ottima soluzione. Attaccante singolo, seconda punta, secondo me l'ideale, tra parentesi, e trequartista esterno, esterno puro, potrebbe tranquillamente farli se siete player a cui piace giocare anche tanto in profondità. Comunque anche finalizza, per cui secondo me può essere tranquillamente consigliato. Rispetto alle alternative, secondo me offre anche la soluzione appunto della giocata in profondità, e rispetto magari a un competitor cui virare nel caso non vi piaccia questo Keita Balde, ovvero Raspadori, ha un fisico decisamente meglio stazzato e quindi più adatto a giocare anche in posizione centrale. Raspadori lo vedrei quasi come più un trequartista che rispetto magari una prima punta, seconda punta, per via del fisico abbastanza esile, mentre questo Keita Balde può tranquillamente giocare punta, seconda punta, esterno senza problemi, per cui può essere tranquillamente consigliato, a dispetto comunque di una ibridabilità comunque non proprio eccezionale, ma per le full Serie A con un budget medio-basso, insomma non troppo alto, per me può essere tranquillamente consigliato. E voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Scrivetemelo qua sotto nei commenti, dopo aver lasciato un bel mi piace, esservi iscritti al canale ed aver attivato la campanella per restare sempre aggiornati. Mi raccomando anche di andare a seguire i ragazzi di Mastilite, trovate i link in descrizione. Con questo video abbiamo terminato, qui da Bate Tutto.